Giuseppe. Arriva proprio. Ecco, lui, Giuseppe Palma, quello che avevo annunciato che sarebbe arrivato prima. Diciamo. Tocca a me. Certo. Lo dirà lui dopo. No, veramente non avevo parlato, io ho delle questioni del lavoro e lui sfugge delle questioni un po' più politiche, su cosa costruire, cosa fare. Lui è esatto su del rapporto tra costituzione e trattati europei e anche su un po' quella dell'organizzazione internazionale, del potere. Perfetto. Ecco, io chiedo scusa per il ritardo, ma avendo famiglia ogni tanto bisogna tenere contenti anche insomma la prole che con questo caldo reclama piscine, insomma, quindi ho dovuto far fronte anche a questo. Ecco, la mia analisi oggi, ma forse sicuramente lui avrà già trattato il problema del rapporto tra Costituzione e trattati europei, ma alla luce di quello che sta accadendo soprattutto negli ultimi mesi in Europa, io credo che l'attenzione stia subendo una deviazione pericolosa. Perché? Perché molto probabilmente oggi Macron otterrà i 2/3 dell'Assemblea nazionale. C'è un partito nato 2 mesi fa, 3 mesi fa, il cui leader è un noto banchiere dei Rothschild, che riesce non solo a vincere le elezioni presidenziali, ma riesce addirittura ad ottenere la maggioranza in Parlamento. E questo costituisce uno degli aspetti più preoccupanti, perché se la sinistra pensa di poter combattere i diritti dei lavoratori, così come sanciti dalla Costituzione, quindi non solo gli articoli 1 e 4, ma soprattutto gli articoli 35, 36, 37 e 38, quelli che specificano il diritto al lavoro, se la sinistra pensa di poterli combattere presentando o facendo finta di presentare quel referendum, quei tre quesiti sul referendum, di cui uno sui voucher, che poi è stato sostanzialmente annullato grazie a una manovra molto astuta da parte del governo, 2, sbagliando appositamente il quesito sull'articolo 18, perché lì io sono avvocato, è ovvio che lì dove inserisci la domanda in maniera propositiva ti debba essere respinto, perché l'articolo 75 della Costituzione è un referendum abrogativo, quindi l'hanno fatto apposta, perché poi si sono rivolti anche a un professore che ha una certa esperienza qui a Milano per scrivere quel quesito, e farsi bocciare quello sull'articolo 18, che avrebbe devastato la politica governativa, perché ritornare alle vecchie tutele avrebbe significato che l'Italia si tirava fuori da che cosa? Dall'aspetto funzionale di salvaguardia della moneta unica. Perché io so che, io ho già parlato in questo ambiente ben 3 volte, e so che alcuni di voi non sostengono la mia linea sulla moneta unica. Tuttavia io ancora una volta, in buona fede, cercherò di rendervi edotti su come il vero grimaldello utilizzato dall'establishment finanziario, a cui Macron appartiene, ecco perché vi parlavo proprio per questo, usa come strumento di governo proprio la moneta unica. Perché nel momento in cui occorre riacquisire competitività sui mercati internazionali, ma anche sul mercato interno, come facciamo, visto che una delle componenti della domanda aggregata sono le esportazioni, la domanda aggregata è quella formuletta che determina sia il PIL che l'occupazione, che è consumi interni più investimenti privati più spesa pubblica più saldo commerciale, cioè esportazioni meno importazioni. Quindi le esportazioni costituiscono uno degli elementi fondamentali
sia dell'occupazione che del prodotto interno lordo, ma con un regime di cambi fissi, come facciamo noi a riacquistare competitività? Possiamo farlo solo in un modo, svalutando il lavoro. Quindi abbiamo già l'euro che è un accordo di cambi fissi. Quindi incidiamo sui salari e soprattutto sulla contrazione delle garanzie contrattuali di legge in favore del lavoratore. Quindi la riforma Fornero prima e il Jobs Act poi non è che sono state approvate perché il governo ha cambiato idea, No, sono state approvate in linea di un'obbedienza critica nei confronti dei dettati, o meglio, dei diktat provenienti da Bruxelles. Quindi alcuni di voi, io lo so perché ci ho parlato, so perfettamente che intendono dire ma l'euro si può cambiare. L'euro non si può cambiare, perché l'euro nasce da un regolamento comunitario 1466 del 1997, introdotto il 1 gennaio del 97, lanciato poi sui mercati poco dopo, e all'interno di quel regolamento si parla del vincolo del pareggio di bilancio, quando invece i trattati europei all'epoca Maastricht, ma adesso Lisbona, parlano di un rapporto deficit-PIL al 3%. Quindi l'euro non è riformabile. Quando uno dei personaggi di maggiore speranza in Europa, che era Alexis Tsipras, si presentò alle elezioni del 2014 proponendo di dover cambiare l'Europa dall'interno, ivi compreso la moneta unica, non solo il suo paese è stato sventrato, che in Grecia c'è praticamente una colonia tedesca, ma addirittura lui è stato totalmente martoriato, tant'è che fu chiuso a chiave in una stanza nel luglio del 2015 e finché non firmava l'accordo con la Germania questo non poteva uscire. E lui, raccontato da lui stesso, girandomi dietro pensando che vi fossero Renzi e Hollande a darmi una mano, questi se ne erano andati a dormire. Quindi l'Europa non è riformabile, l'euro non è riformabile, tant'è che due giorni fa un personaggio che andrebbe processato per alto tradimento, che è Enrico Letta, ha detto che il 25 di novembre, cioè il giorno dopo le elezioni in Germania, il nuovo asse franco-tedesco salverà l'Unione Europea. Ora, questa è una provocazione, è chiaramente una dichiarazione di guerra, perché l'asse franco-tedesco da chi è composto? Essendo l'asse franco-tedesco quello sul quale poggia l'Europa, perché in Francia l'Europa è nata politicamente, in Germania è nata economicamente. Quindi l'asse franco, dal punto di vista tedesco, la Merkel è lì da 12 anni, per cui non cambia nulla, sarà rigore, austerità e massacro degli altri. Per quanto riguarda il fronte francese, beh, noi siamo passati da Chirac, che aveva una certa indipendenza, anche se anche lui apparteneva a me, però aveva una certa indipendenza. Quando per strada a Parigi bruciavano le macchine, Chirac riusciva ad andare in televisione e a smuovere un attimino l'Assemblea Nazionale, tant'è che alcune cose furono evitate. Hollande era fermamente prono al mercato finanziario, ma arriva uno di loro, ci arriva un banchiere, De Rothschild. Quindi è chiaro che il nuovo asse franco-tedesco altro non sarà che un asse Roma-Berlino del 40, quello sarà. Per cui noi ci dirigiamo verso un'Unione Europea filo nazista, dove per nazismo non si intende quello del 40-45, si intende un qualcosa di peggiore, perché quelli li potevi sconfiggere con le armi, tant'è che dovettero intervenire tra superpotenze per sconfiggerli. Ma questi come li sconfiggi? Abbiamo in Russia una persona indipendente, ma che ovviamente ponendogli alcuni limiti, non può, poi il resto è politicamente abbastanza intelligente da capire che non può poi pretendere più di tanto in Europa, perché poi non è la sua, non è il suo territorio. In America abbiamo una persona che certamente è più indipendente rispetto a Hillary Clinton, ma che tu non sai, Duke, cioè come si alza la mattina e come ragiona, perché alcune volte io ho sentito alcune dichiarazioni confortanti quando diceva: se la Germania non aggiusta
il suo surplus commerciale, quindi non mi, non mi continua a massacrare la Francia, l'Italia, il Portogallo, che poi chiaramente io ne subisco delle conseguenze perché importano meno da me, ci penso io alla Germania, la distruggo io, ci metto i dati sui prodotti tedeschi e la Germania caput. Sì, però questo mi piacerebbe vederlo, però non so se poi lo farà, perché poi è un uomo che il conto in banca è, insomma, vale quanto un punto di IVA in Italia, per cui io non so se c'è da fidarsi o meno. Io mi auguro che egli abbia la forza propulsiva da mettere in ginocchio la Germania, anche a fronte dell'alleanza con una Gran Bretagna che, grazie a Dio, insomma, ha dimostrato di essere particolarmente indipendente, e la Russia, però insomma la vedo dura. Per cui, in merito alla nostra Costituzione, la nostra Costituzione non esiste più. La nostra Costituzione è, come disse Piero Calamandrei, una carta morta nel momento in cui non le si mette quella forza propulsiva per poter creare le condizioni perché la Costituzione fosse applicata. La nostra Costituzione purtroppo è già formalmente sventrata, perché ha in sé già il vincolo del pareggio di bilancio rappresentato dalla costituzionalizzazione dell'articolo 81 che parlava dell'equilibrio del pareggio di bilancio, ma anche il 119, il 117, per cui dal punto di vista formale la Costituzione è già stata stuprata con violenza. Dal punto di vista sostanziale restano i principi fondamentali e la parte prima che ancora possono costituire un grimaldello, ma perché costituiscano un grimaldello occorrono due elementi: uno, l'elemento legale, che è quello della magistratura, e due, l'elemento extralegale, che è quello della rivoluzione. Dal punto di vista dell'elemento legale, questa magistratura è totalmente inaffidabile. Noi abbiamo una magistratura che pensa di mettere le telecamere tra le lenzuola di Silvio Berlusconi, benché io non l'abbia mai votato Silvio Berlusconi, però la magistratura ha speso qui a Milano milioni di euro per mettergli le telecamere tra le lenzuola, ma poi non rinvia a giudizio nemmeno un criminale di coloro che hanno imposto, perché di imposizione si trattò, che hanno imposto al Parlamento nel 2012 di ratificare sia il Fiscal Compact, che è un trattato intergovernativo, sia di inserire in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio. E noi tutti ignoranti, dietro la televisione, a sentire i problemi di Rubi. Mentre il Parlamento, sotto impulso di forze sovranazionali, costituzionalizzava il vincolo del pareggio di bilancio, che ha massacrato e continua a massacrare gli articoli 1, 4, 35 e seguenti della Costituzione. Questa è la verità dei fatti. Poi ve la possono raccontare come vogliono, ma è esattamente questa la verità dei fatti. Io mi assumo la responsabilità di quello che dico, personalmente, tant'è che mai nessuno mi denuncia, perché se andassimo in tribunale con delle verità del genere, chiaramente sarebbero costretti a difendersi, ma essendo indifendibili preferiscono non aprire alcun processo. Detto questo, oggi esistono lavoratori che con 40 anni di contributi, ma non avendo raggiunto l'età pensionabile, sono costretti a fare quello che sanno fare, se mai un mestiere ce l'hanno, per tirare a fine mese, in quanto uno Stato criminale e neonazista non gli concede il diritto alla pensione. Quando invece uno Stato dotato di sovranità monetaria che crea moneta dal nulla potrebbe domani mattina mandare 250.000 persone in pensione senza incidere minimamente sulla finanza pubblica, in quanto uno Stato dotato a sovranità monetaria, che è padrone della moneta ma soprattutto è padrone del debito, il debito non è debito, perché se io aumento il debito pubblico per il fatto di che mando in pensione 250.000 persone, se quel debito pubblico lo esprimo in mia moneta e soprattutto è regolato dalla mia giurisdizione, io me ne fotto altamente, me ne frego, perché
come se io producessi bruscolini. Se ho 5 persone che non mangiano, io apro il rubinetto, produco bruscolini e te li do da mangiare. Sono miei bruscolini, non ci rimetto. Del resto la moneta funziona ancora meglio, perché non devo avere la piantagione dei bruscolini, in quanto quel genio di Keynes e quell'altro genio di Nixon, prima l'uno e poi l'altro, compresero di sganciare la moneta da loro. Voi sapete che con gli accordi di Bretton Woods la moneta era agganciata a loro, per cui potevo stampare tanta moneta quanto erano le riserve in oro, tant'è che l'Italia fece la corsa a dotarsi d'oro e infatti noi abbiamo, se c'è ancora non lo so, la seconda riserva aurea più ricca al mondo. A un certo punto, bisogna vedere se c'è, non vorrei che se la siano impegnata, erano circa 140 miliardi, cioè una cosa allucinante. Nixon, per pagare le spese in Vietnam, disse: ma a me che me ne frega dell'oro, lo sgancio e a dei pezzi di carta attribuisco valore intrinseco. Cioè io vi do pezzi di carta così, gli attribuisco un valore e con questo valore voi ci pagate le tasse. Ecco il modo geniale di risolvere ogni tipo di problema. Lo capì Lincoln alla fine, lo capì ancora prima Jefferson, lo capì successivamente Lincoln, lo capì Kennedy. Lincoln disse: attenzione, dice, io non posso prendere la moneta a prestito dai mercati perché il governo deve poterla creare illimitatamente per garantire il benessere generale. Ammazzato. Kennedy, che certo non era un comunista, e anzi fece una lotta al comunismo interno, mica da ridere, quel picco poco di comunismo interno che c'era in America. Cosa capì Kennedy? Che poi lo capì Aldo Moro anche qui. Creiamo moneta dal nulla, ma non attraverso la banca centrale, che comunque uno di agio glielo devi dare. Facciamolo noi, direttamente il governo, a costo zero. Kennedy, ammazzato. Aldo Moro, nessuno se lo ricorda, forse lui sì, o qualcuno di voi se lo ricorderà, le 500 lire con sopra scritto Repubblica Italiana. Mentre le altre con su scritto Banca d'Italia, anche se la Banca d'Italia appartiene al tesoro, sì, anche se la Banca d'Italia appartiene al tesoro, tu uno di agio glielo devi dare, no, perché insomma funziona così il mercato. Invece se tu la stampi tu proprio dalla Repubblica, proprio dal Ministero del Tesoro, è tua, quindi puoi benissimo soddisfare ogni tipo di esigenze, quindi piena occupazione, pensione, tutto qua, sanità, tutto quanto, aumenta il debito pubblico, ma siccome è tuo e tu crei lo stesso strumento col quale annullare il debito pubblico non esiste, non c'è. Quindi se voi oggi non riuscite, non potete andare in pensione, nonostante abbiate maturato, non dico 40, ma anche 35 anni di età, che sono tanti, 35 anni di contribuzione, che sono tanti comunque, sappiate che la colpa non è della corruzione, la colpa non è del debito pubblico, la colpa è di una classe politica criminale che non è che abbia preso tangenti, si è svenduta ed ha svenduto la Repubblica e la Costituzione a un coacervo e un convivio di criminali che sono gli stessi che hanno creato l'Unione Europea e la moneta unica. Quindi non pensate di uscire dai vostri problemi seguendo con tanti illustri personaggi della sinistra italiana che vi propongono che la modifica, che è possibile modificare l'euro, perché fino a quando semmai si arriverà a una modifica dell'euro, una modifica della BCE, noi saremo tutti morti. Come diceva Keynes, nel lungo periodo siamo tutti morti. Quindi gli interventi vanno fatti nel breve medio periodo, perché dici no, ma la BCE la possiamo riformare e la possiamo far diventare prestatrice di ultima istanza, cioè che possa comprare tutti i debiti pubblici degli stati membri. E beh, secondo voi la Germania ve lo fa fare?
che ha un rapporto debito pubblico del 60%, mentre la Grecia ce l'ha del 150%, l'Italia del 130%. La Germania non ve lo farà fare mai. Mai. Dice, ma se vince il socialista Schulz ce la fa fare. Ecco, io su Schulz. Aveva ragione Berlusconi. Ed è grave che io dia ragione Berlusconi due volte. È molto grave avere ragione, perché se vincesse Schulz altro non farebbe che allentare le morse, perché lo schiavo possa uscire la testa, tirare una boccata di respiro e poi sotterrarlo. Mentre con la Merkel tu rimani giù, ma comunque hai la concezione di essere schiavo, Schulz ti darebbe l'illusione di esserlo un po' di meno, ma non cambierebbe assolutamente nulla, no? Quindi io credo che la situazione non possa cambiare. Noi abbiamo presentato alcune denunce presso diverse procure della Repubblica per i fatti accaduti nel 2011, per i fatti accaduti nel 2012. Le procure pensano ad altro, pensano, ripeto, a infilarsi nelle lenzuola delle persone, ma per i crimini commessi contro la Costituzione e contro la sovranità nazionale, purtroppo, non accade assolutamente nulla. Ma la storia non la si fa perché si vinca, la storia la si fa perché un domani, e resti tutto agli atti, e chi verrà dopo di noi potrà avere le basi per poter ribaltare il tavolo, perché purtroppo la vostra generazione ha perso e sta perdendo anche la mia. Io mi auguro che la prossima riesca a vincere, perché poi nella storia è quasi sempre così, no? La prossima sarà quella che avrà avuto gli insegnamenti come avveniva durante il regime fascista, per cui sta andando a scuola sulle teorie gender, sta andando a scuola sulle teorie della moneta unica, sta andando a scuola studiando i trattati europei, quindi uscirà completamente con una testa quadrata, quella è la verità. Però è proprio in quelle situazioni che si verifica che una parte della popolazione inizia a ragionare col cervello, e lì succede qualcosa, no? Come successe col nazismo e fascismo, che poche persone compresero qual era il problema e poi si riuscì. Purtroppo voi, la vostra generazione, non ha più nulla da chiedere, avete solo da sperare che accada qualcosa e qualche briciola vi venga data, nella speranza di avere una vecchiaia dignitosa. La mia ha perso, perché ormai, nonostante si lotti in maniera impari, io ho scritto, chi di voi mi conosce, io ho scritto, non mi ricordo più se 24 o 25 libri, parecchi dei quali su questi temi, ma mentre tutti dovrebbero correre a chiedere qual è il vero problema, poi la reazione è quella di votare il Partito Democratico, e quindi uno dice, non può esserci speranza. Del resto, quando il popolo è chiamato a decidere, io su questo ho una distorsione, cioè, quando il popolo è chiamato a decidere quasi sempre sceglie Barabba. Quindi, perché, come diceva un vecchio filosofo greco, la democrazia funziona quando tutti vanno a votare e tutti sono nella stessa condizione, perché se su 10 persone 5 lavorano e 5 sono disoccupati, il voto è falsato. Invece, se tutti vanno a votare nella stessa condizione, allora il senso democratico può avere, non so se era Socrate o Platone, comunque dico, filosofo greco, così non mi sbaglio perché non ricordo chi lo disse. Per cui io vi invito anzitutto ad essere persone libere. Cercate di comprendere quella bellezza che è la nostra Costituzione, leggetela con calma, che quantomeno se ci stanno uccidendo non avranno il nostro consenso, almeno avremo la libertà di dire, sapevamo cosa state facendo, sapevamo che siete dei criminali, sapevamo che la Costituzione non esiste più. Per cui l'invito è questo. Io fino a qualche mese fa ero speranzoso che qualcosa potesse accadere. Dopo le vittorie del Brexit,
e di Trump negli Stati Uniti, io pensavo che qualcosa potesse accadere. Invece l'informazione all'interno dell'Unione Europea è in mano a chi detiene il capitale internazionale, per cui inevitabilmente in Austria, che lì quello lì la prima volta aveva vinto, poi cosa è successo? Gli hanno falsato il voto, aveva perso per poco, hanno fatto rivotare, chiaramente la campagna mediatica era stata bestiale e ha perso. In Olanda il partito no Unione Europea, no Euro, è arrivato secondo in un paese dove la disoccupazione è al 5%, che sarebbe impensabile. I media cosa abbiamo detto? Sconfitti di no Euro, quando invece è una grande vittoria. Che un partito no Euro in un paese che sta bene arriva secondo. In Francia è successo un qualcosa di bestiale. In Francia una persona che ha il 23% dei voti su 75% dei votanti è diventato presidente della Repubblica Francese, annientando ogni speranza, quantomeno rinviandola. Sarebbe bastato che Mélenchon, nei cui confronti non nutro alcuna stima, ma sarebbe bastato che egli fosse arrivato primo o secondo e fosse andato a ballottaggio con Le Pen. A quel punto i banchieri avrebbero dovuto rivedere tutte le regole del gioco, perché con Mélenchon alla presidenza della Repubblica, benché io non nutri molta stima, attenzione, non è Tsipras. Tu ti saresti dovuto sedere con lui e avresti dovuto ritrattare tutto. Con questo invece En Marche sarà come entrare nei campi di concentramento in fila per uno e morire tutti di austerità, perché questa, oggi i campi di concentramento non sono più quelle camere a gas, oggi i campi di concentramento si fanno con la disoccupazione ed impedendo alle persone di andare in pensione ed impedendo a liberi cittadini di avere accesso al lavoro, di avere accesso alla dignità. Questo secondo me è un crimine neonazista. Quando si priva un uomo del lavoro e della dignità, non lo si ammazza col mitra o con il gas, ma lo si ammazza con la disperazione. Quindi, che dire, io dicevo, dici qualcosa di speranza, che ci hanno saprato per 20 minuti. L'unica speranza è quella che il popolo possa comprendere. Bisogna comprendere, occorre comprendere, perché con un popolo informato sì, potranno vincere una, due, tre, ma la quarta salta il banco. E siccome tra loro sono divisi, e vi posso garantire che sono divisi, quando salterà il banco, io temo che possa finire nel sangue. Ma quando salterà il banco, se il popolo è informato, non commetterà di nuovo l'errore. Questo è importante. Io quindi chiedo scusa se mi sono prolungato, se sono stato un po' prolisso in questo, quindi concludo e adesso vi chiedo una cosa per la quale perderò 22.000 punti di dignità. Chi di voi volesse informarvi e conoscere la verità su quello che io ho detto potrà accedere al mio blog, che voi, parte di voi conoscono perché vedo che mi seguite, che è lacostituzioneblog.com. Quindi leggere qualche mio paper, qualche mio articolo su questi temi lo trovate, oppure oggi ho portato con me alcuni miei libri, di cui uno parla della Costituzione, quindi i principi fondamentali, il lavoro, la libertà, l'uguaglianza, e due, nella seconda parte mi occupo di parlare del rapporto tra Costituzione, trattati europei e moneta unica, quindi chi volesse è libero di farlo. Io vi ringrazio e a chi devo passare la parola non lo so. Ben finito. Grazie Giuseppe. Quindi io dobbiamo essere molto sensibili per permettere a...
saluteranno con una bella canzoncina. Ciao. Io sono solo qui a portare il saluto di Casa Rossa. Con Claudio abbiamo parlato di questa iniziativa, siamo venuti a sentire. E dico subito che ci sono delle coordinate che sono simili. Naturalmente adesso Vittorio è andato via, poi con lui ci dobbiamo incontrare a breve, perché è evidente che poi rispetto ai blog, rispetto ai pensieri, rispetto alle supposizioni, viene la parte organizzativa. La parte organizzativa significa che le idee camminano nella misura in cui sono organizzate. E dunque ieri il corso seminariale con registrazione, corso di 4 ore e mezza, poi bisognerà lavorare il filmato, sarà a disposizione sul blog di Casa Rossa. Sarà a disposizione, ma intanto sul lessico io suggerisco sempre di non parlare mai di Europa. È meglio parlare di Unione Europea, perché l'Europa è fatta dal lago di Garda, dal lago di Busiano, dalla Drina, dalla Moldava, è fatta dalla Senna, non vuol dire niente l'Europa, è un'entità geografica. È vero che c'è una deparlamentarizzazione, tante cose che abbiamo sentito sono perfettamente condivisibili. E qui mi pare che si sia posto il tema anche della rappresentanza, cioè i lavoratori stanno rimanendo senza rappresentanza. Sullo spartiacque di oggi, perché parlavamo con Pierpaolo del dibattito che si è udito, no? Sull'appello Falcone e Montanari, sullo spartiacque è evidente che va detto con un cenno, va detto con garbo, con gentilezza, ma la calma è la virtù dei forti. È evidente che Giuliano Pisapia non ha dato buona prova di sé. Non ha dato buona prova di sé, lo sappiamo il perché, del resto ricorderete che abbracciò Renzi sostenendo che era il migliore candidato possibile per le primarie, e già da lì si vedeva un Pisapia che più tanto dal volto umano non era, perché sappiamo che il bimbo di Firenze è parente stretto di primo grado di Macron. Quindi i partiti, qui c'è un ragionamento da fare. Chi è che non ricorda qui che quando si raccoglievano le firme su Italicum, e stiamo parlando di rappresentanza, perché se ad oggi è tutto bloccato e se così si andasse avremmo il consultellum oggi, che sarebbe in proporzione, quando si raccoglieva le firme per l'Italicum, o meglio contro l'Italicum, i partiti erano tutti impegnati nella loro campagna elettorale amministrativa. Lo dico perché uno come me, chi mi conosce sa che io sono senza casa. Io oggi vivo in una favela, e non scherzo. Io sono di Casa Rossa, anche noi abbiamo un blog e anche noi ci mettiamo sopra delle cose, però rifuggiamo dalla dichiarazione incendiaria. Sapete perché? Perché qui occorrerà essere passisti, perché quello che ci aspetta non ci sono gli scattisti, i centometristi, non ci sono. Però la serietà del tema che stiamo trattando impone coordinamento sull'individuazione delle linee di intervento, linee che sono di idea e a cascata immediatamente, l'anellino è piccolo così, di organizzazione, pena, quello che sconti come pena se non fai così, è la nullità ed è la dichiarazione astratta che diviene in seguito, perché è astratta, distinta e distante dai soggetti precoci e no di cui stiamo parlando. Vorrei chiarire questo elemento. È una dichiarazione un po' tignosa, no? È una dichiarazione ferma, spietata,
ma la verità ha la testa dura, i fatti hanno la testa dura e tu ti devi attenere alla realtà. Noi qui di fronte abbiamo dei temi. Uno, la filiera. La filiera da ricomporre, guardate che stiamo parlando di cose gigantesche. Quando si parla del frullato dei contratti o di Jobs Act, che abbiamo esaminato ieri, o di Fornero, noi stiamo parlando di qualche cosa che va di pari passo con gli asset che abbiamo perso. Gli asset che li stavo declinando, carissimo Monti, sono ad esempio la meccanica pesante di INSE, la siderurgia, la chimica, i trasporti, le comunicazioni. Questi sono gli asset strategici che i comunisti giapponesi chiamavano, e non solo loro, mutuandolo da Lenin, le alture strategiche. Ma qui ad Afori parlare di questa roba qui, uno dice, cazzo, stiamo volando alti, no? Perché prima si individua la linea di pensiero e poi si prova a dare le gambe. E chi non si rende conto qui ed ora che è così o non è, beh ragazzi, è stato bello, abbiamo fatto un'iniziativa. Ah sì, Virgo, arrivederci. Parlavamo dei contratti e anche questo è un tema che cosa evoca? La questione sindacale. Per questo noi facciamo la proposta. Lo stiamo facendo sulla geopolitica perché a Milano ci sono stati dei giochini, c'è un Venezuela in fiamme che vede i fascisti arrivare a Madrid davanti al consolato e dire inneggiare a Francisco Franco. Avremo degli incontri associativi sulla geopolitica. Su questo tema qui occorre che ci si veda per capire esattamente, non il nostro stomaco, la nostra pancia, la nostra testa, il nostro cuore che è dolente perché abbiamo dei precoci che non si sa quando andranno in pensione, in condizioni, con lavori anche usuranti, micidiali, no? Individuare cosa si può fare, ma cosa si può fare può essere faticosissimo e difficilissimo, però ce l'avrai di fronte, ci devi fare i conti, se vuoi almeno provare. Finito quel ragionamento lì, allora dichiaro a nome di Casa Rossa, noi ieri sera ne abbiamo parlato, che noi siamo a disposizione. Ha una condizione, che i criteri per procedere siano esattamente quelli. E aggiungo infine, ho detto che sono senza casa, io non ho più un partito. E non lo dico con un tono rivendicativo, è un tono dolente, perché io penso che senza organizzazione è un bel problema. Benissimo. Noi proveremo magari a fare un pensiero su quello che ha detto il Paolo. Il Paolo ha detto 5, 10, 20, 50, benissimo. Noi di fronte esamineremo il tema, due punti, come divenire, non dico tanti per il momento, dico di più. Ma per fare questo la condizione proprio irrinunciabile è quella di vedersi e di mettersi a studiare i modi, condividendo, se lo condividiamo, il pensiero sul lavoro e su quello di cui abbiamo parlato oggi. Grazie.